Gentili telespettatrici e telespettatori, ben ritrovati alla Sasso nello Stagno. Puntata, credo, interessante, quella odierna, dedicata a uno dei temi sempre al centro dell'attenzione, delle preoccupazioni e spesso anche delle polemiche. Il tema, infatti, è la sanità, il livello della qualità dei servizi sanitari nella nostra provincia, nella nostra ASL. Cercheremo di capire qual è lo stato di salute della nostra sanità, dei servizi sanitari e quello che si intende fare per migliorarli. Ovviamente parleremo anche di ospedale unico, ma non solo. Ecco, in questa esplorazione ci aiuterà il nostro ospite che è il dottor Giovanni Caruso, dall'aprile del 2015 direttore generale dell'ASL del VCO. Grazie, buonasera a tutti. Grazie per essere qui con noi, per averci dato il nostro invito. All'inizio dell'anno è un po' una nostra abitudine fare un bilancio dell'anno precedente e guardare un po' avanti. La puntata si intitola Problemi e progetti. Iniziamo dai problemi, anche perché poi comunque i problemi sono quelli che poi alimentano anche i progetti e le soluzioni, no? Iniziamo subito dalla notizia, diciamo, dell'ultima ora, anche se è una notizia rilanciata da qualche giorno. Leggo una specie di agenzia. Una specie di ansa locale. Il DEA del San Biagio è condannato allo smantellamento. Lo denuncia il Comitato Movimento Solano Tutela Ospedale, MOTO, rilanciando i timori sul futuro dell'ospedale Domese. Questo, diciamo, comitato si rifà alla riunione dell'ASL del 7 dicembre, dove si è parlato di riorganizzazione dei punti nascita. Dice il Movimento Solano Tutela Ospedale, ci era stato promesso che nulla sarebbe stato toccato fino all'avviamento del nuovo ospedale unico di Ornavasso, ma così non è, perché un DEA mutilato dell'assistenza pediatrica perde il suo status e subisce inesorabilmente il declassamento a pronto soccorso. Questa è la situazione? Ma no, allora il DEA di Domodossola sta facendo un ottimo lavoro anche in questo periodo influenzale in cui gli accessi sono aumentati e ha fatto un ottimo lavoro, grazie agli operatori che si sono dannati l'anima per dare le risposte corrette. 25-26 mila accessi all'anno nel DEA di Domodossola, non è che uno immagina che da un giorno all'altro vengano eliminati. Non c'è all'ordine del giorno della direzione generale lo smantellamento del DEA di Domodossola. Chi ha fatto quell'agenzia probabilmente, insomma, avrà dei riferimenti di altro genere, ma non sono i miei. Come state facendo voi, un resoconto del 2016, una prospettiva del 2017, anche noi lo facciamo con tutti i nostri collaboratori. Stiamo cercando di capire come è andata l'attività nel 2016 e quindi anche l'attività del country pediatrico, non Pediatrico. escluso, come lo facciamo per gli amici dell'oncologia, come lo facciamo per tutte le relazioni che abbiamo, per vedere che cosa è andato bene, che cosa non è andato bene nel 2016 e cercare di migliorare. Questo vuol dire smantellare? Io credo di no. Quindi Vuol dire ricercare le soluzioni possibili di miglioramento. Io sono assolutamente contrario contro quelli che dicono che non bisogna toccare nulla. Bisogna toccare per migliorare. Perché non bisogna toccare? Ecco, un'idea che quello che c'è è l'ottimo e non si deve toccare non mi appartiene. Ecco, però diciamo per essere molto chiari, quindi non è in previsione la chiusura del county pediatrico ad Allora, Domodossola? nel country pediatrico ha una forma particolare. Ecco, questa forma particolare che è andata avanti da tempo, voglio dire, ripeto, ogni anno va rinnovata di per sé. Io devo parlare con i pediatri che sono impegnati, perché loro mi possono anche dire come che non sono più disponibili. E allora cosa facciamo? Non è questa la realtà, ma Certo. dico teoricamente è possibile. Ognuno di noi è libero di svolgere la sua attività. Per me non è all'ordine del giorno questa cosa qua. Ecco, e per quanto riguarda il futuro del punto nascite, dei punti Ma nascite. anche questo, la prossima settimana con il gruppo dei pediatri, dei ginecologi, eccetera, vediamo come stanno andate le cose. I dati che ho, diciamo così, in via non ancora definitivi, comunque abbiamo avuto una leggera contrazione nel 2016 rispetto al 2015. Noi copriamo circa il 60%
delle donne che vanno in gravidanza vengono nei nostri due punti, l'altro 40% va in parte a Borgomanero, un 25% e un 15% va fuori regione, questo grosso modo è, certo, è così, eccetera. Allora io mi pongo un problema che porrò agli operatori per cercare di capire, ma è possibile che non riusciamo ad intercettare almeno una quota di quel 40% che va fuori? Allora, il problema non è per me la chiusura dei punti nascita, ma è cercare di recuperare queste donne. E come lo si fa? Naturalmente aumentando la fiducia nella struttura. Certo. Ovviamente non dico non voglio dire una banalità, ma è evidente che il problema della nascita è un problema diverso da quello del curare il femore che si è rotto, eccetera. Certo. Questo è evidente. Bisogna recuperare una fiducia che negli anni si è persa nelle nostre strutture. Quindi mi pare di capire che lei dice noi non pensiamo alla chiusura dei punti nascita ma a una loro maggior qualificazione. A una maggiore qualificazione e devono lavorare molto con i servizi territoriali, perché la donna che vuole avere un figlio, che va in gravidanza, ricerca poi o per proprie conoscenze o si affida ai servizi territoriali. Il primo servizio territoriale è il consultorio. Ecco, il consultorio, dal mio punto di vista, per gli elementi che ho, dovrebbe, tra virgolette, maggiormente, insieme ovviamente agli operatori dell'ospedale, ricercare una maggiore comunicazione e offrire quello che siamo in grado di offrire, che non è male. Ecco. Senta, parlando di problemi dell'ASL, problemi cronici, uno dei problemi cronici è quello degli organici. Diciamo che è da anni che sentiamo dire in genere per il Servizio Sanitario Nazionale, in particolare in Piemonte, che mancano medici, che mancano infermieri. La domanda è, siamo anche noi nell'altra divisione in questa situazione e se sì, che cosa si sta facendo, si è fatto e si farà per venire incontro, per superare questa carenza di organici? Allora, io le posso dire che al 31 dicembre 2015 l'organico completo dell'azienda, quindi comprendendo tutti gli operatori, avevamo 1761 dipendenti. Al 31 dicembre del 2016, lo scorso mese, eravamo 1771, 10 unità in più. Quando le dico questo, perché lo dico? Non per i 10 in più, che sono rispetto ai 1771 una quota inferiore, ma perché negli anni passati, dal 2010 al 2015, c'è stata una costante discesa del numero del personale. Da 1900 nel 2010 siamo arrivati a 1771, oggi avendo nel 2016 bloccato la tendenza a scendere. Questo è stato l'elemento qui. Non tutti gli operatori, naturalmente se vado a vedere i medici, gli infermieri, gli operatori, gli amministrativi non sono uguali. Ecco. I medici erano 289 nel 2015, sono aumentati di 10 unità e oggi sono 299. Il personale infermieristico era, sempre al 31 dicembre 2015, 739 unità, oggi sono 733. Gli amministrativi... Quindi sono calati? Come? Gli infermieri sono calati? Sono calati di 4 unità. I ruoli amministrativi erano 210, oggi sono 209. Perché anche il 31 di dicembre, il 31 dicembre è un po' una data anche per chi va in pensione, certo, rispetto agli altri mesi, quindi... Certo. C'è un aumento un pochettino più forte, naturalmente essendo grandi il numero del personale. Qual è il problema del personale oggi? Non è il problema delle risorse economiche. I soldi ce li abbiamo. Ovviamente bisogna utilizzare con oculatezza, certo, come si fa dappertutto, eccetera. Ma il problema fondamentale è che incominciano a mancare i professionisti. Abbiamo fatto ultimamente bandi di concorso per figure professionali come ortopedici, anestesisti, medici per il DEA, chirurgia d'urgenza, sono andati deserti. Ora, è una mancanza generale, nel paese? È una mancanza generale in regione Piemonte, io lo riscontro, certo, qua, in particolare a livello di paese non lo so. Ma in Piemonte sicuramente, parlando con altri direttori generali, ci troviamo in questa situazione. Un professionista ortopedico, parlando l'altro giorno della sua condizione, mi diceva: guarda,
le notizie che ho da un punto di vista regionale sono che l'anno scorso sono andati in pensione 53 ortopedici. L'università ha emesso come fine della specialità 7 ortopedici. Ora, se è così la situazione, dove vanno a finire i professionisti? Vanno a ricercare che cosa? Uno, logisticamente forse vicino a casa. Due, vanno, tra virgolette, dove magari gli offrono delle opportunità rispetto alle loro volontà, sostanzialmente. Cioè, dove hanno più prospettive. Questa è la scelta del professionista. Noi da questo punto di vista siamo un po' bloccati. Logisticamente siamo in periferia. Certo. È già successo questa storia negli anni passati, negli anni 90 è successa questa storia qui, che naturalmente sono stati, come dire, accentrati nelle metropoli o diciamo nelle città più forti, e la periferia ha perso. Certo. Questo è il problema che abbiamo oggi, quindi non è quindi un problema. Voi fate, diciamo, bandi per la ricerca, concorsi per la ricerca di personale e non lo trovate. Sto parlando in particolare del medico. In alcune categorie proprio è un grosso problema per noi e per altri. Allora, qui naturalmente poi utilizziamo anche tutti gli altri strumenti, le consulenze di altre aziende, però io sono un po' contrario a prendere operatori da altre parti che vengono, per un semplicissimo motivo, perché quegli operatori là bisogna ovviamente pagarli e ovviamente le risorse che abbiamo per usare internamente le diamo fuori e non va bene dal mio punto di vista qua. Quindi qui bisogna un pochettino pensare a come, tra virgolette, si organizzano le attività. Allora, questo sarà il problema di quest'anno. Naturalmente continueremo a fare i concorsi, continueremo a fare i bandi, per carità, andiamo avanti in quel modo, ma sappiamo che siamo dentro un mercato del lavoro che si è aperto l'anno scorso. Oggi il professionista, se si guarda attorno, trova diversi concorsi aperti in regione. Quindi ha più possibilità. Perché la regione è uscita dallo stato di crisi, dal piano di rientro. Dall'anno scorso, il piano di rientro probabilmente formalmente sarà adesso, ma dall'anno scorso abbiamo cominciato a fare concorsi ad aprire. I professionisti vanno. E noi paghiamo ancora un'altra cosa, che naturalmente, aprendosi le possibilità, chi vuole andare via da noi e trovare sempre una materia, c'è che ha opportunità. Quindi ecco perché siamo penalizzati da questo punto di vista. Non è molto appetibile il VCO dal punto di vista della professione medica. Certo, dipende naturalmente dalle volontà. Per i locali, naturalmente. Certamente. Ma qui bisogna, insomma, io l'ho già espresso, credo anche con voi in altre occasioni, cioè evidentemente dobbiamo alzare il livello della professionalità, perché sennò io ho un esempio molto chiaro, che è quello dell'emodinamica. Certo. Abbiamo alzato il livello della professionalità, abbiamo fatto un investimento, stiamo lavorando bene, i risultati ce lo dicono, cerchiamo, tra virgolette, di guardare ancora al futuro. Ecco. Io credo che i professionisti che sono venuti hanno accettato la sfida, ci hanno messo molto del loro e vanno ringraziati per questo, e i risultati ci sono. Come facciamo a replicare, tra virgolette, una condizione di questo genere anche in altri settori? Questo è il problema che abbiamo. Ecco. E allora dobbiamo ripensare a come sono fatti i servizi. Posso dire ancora un'ultimissima cosa? Non è solo un problema, guardi, dei dipendenti. Nei prossimi 3-4 anni succederà per i medici convenzionati, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. Avremo anche lì carenze? Avremo una carenza grave. Per quale motivo? Storicamente io ho vissuto quegli anni 85 in cui si sono abbassati i massimali dei medici condotti, altri invece avevano 4-5 mila persone, sono stati abbassati a 1.500 e sono stati inseriti nel sistema migliaia di centinaia nella regione Piemonte, ma migliaia in Italia. Questi che sono stati inseriti e che rappresentano il 40% di tutti i medici che c'erano, cosa succede? Stanno andando in pensione contemporaneamente. Certo. E questo sarà un grosso problema nei prossimi 3-4 anni. Senta, io non avrei voluto, ma ha citato di emodinamica. Inevitabile la domanda. Sì. Come si fa a dimenticare un finanziamento di 1.400.000 euro nei cassetti? Me lo sto chiedendo, nel senso che quando è arrivata la lettera la scorsa settimana, una decina di giorni fa, io, insomma, è caduto dalle nuvole. Ho detto, ma cosa sta succedendo? È possibile?
sono andato a chiedere negli lei uffici. Lei non sapeva nemmeno che ci fosse quella. Nemmeno che ci fosse. Sono andato a risalire, nella fase abbiamo pubblicato, certo, ieri, comunicato. Ieri, il comunicato in cui abbiamo fatto la cronistoria. La cronistoria che si ferma, se non sbaglio, nel 2013. Esatto. Ora, io per carità non so le regole della fondazione all'epoca, però certo, insomma, le regole erano che il finanziamento era dato per delle la struttura, insomma, certo, le attrezzature. Certo. Poi la Regione Piemonte aveva delle attrezzature buone, certo, nuove, in certo, una chivasso, hanno fatto un accordo e le attrezzature sono venute. Però quel fondo poteva essere ridiscusso. Ecco, questo non è stato fatto. Ecco, esatto. Io le motivazioni del perché non sia stato fatto non le conosco, sto cercando di trovare al di là della forma, certo, le lettere, certo, che abbiamo pubblicato, la sostanza non ci sono ancora arrivati. No, lei sa che purtroppo è in buona compagnia perché altri hanno avuto la revoca, non è un mal comune mezzo gaudio, purtroppo. Quando si perde un qualche cosa di quel rilevante è la comunità che perde nel suo complesso, non è qualcuno, evidentemente. Torniamo alle, diciamo, alle note dolenti, poi vediamo anche le cose positive, naturalmente. Le liste di attesa. Sì. A che punto siamo con le liste di attesa? Siamo messi male o siamo messi bene? Guardi, dipende da come vede naturalmente la cosa, bene o male. Noi registriamo ogni mese la nostra condizione. Sì. Diciamo che facciamo l'esempio del dicembre 2015, così abbiamo, sì, l'idea. Un paragone. Venivano, come dire, monitorate 89 prestazioni, sì, che sono quelle che la Regione ci dice di tenere sotto controllo, certo, eccetera, eccetera. Bene, nel dicembre 2015 noi avevamo 48 prestazioni, sì, che venivano garantite secondo i tempi regionali in tutta l'azienda, sì, nel dicembre 2015. Nel dicembre 2016 ne abbiamo 61, quindi siamo passati da 48 a 61, cioè abbiamo migliorato le condizioni complessive. Rimangono ancora 37. Rimangono 37. Di queste 37 che rimangono, le 27. 27, scusi. Di queste 27 che rimangono, 23 garantiamo almeno in un punto, dei diversi punti, sotto i livelli standard. 5 prestazioni su 89 non riusciamo a garantirle. Le prestazioni, gli dico quali sono, la visita allergologica, la visita cardiologica, la visita dermatologica, la visita gastroenterologica, la visita ortopedica. Questi sono quelli ancora. Quelle che non abbiamo, che non riusciamo a garantire, quindi, quei 5 su 89, quindi, diciamo che non riusciamo a garantire secondo i tempi standard. I punti di crisi sono questi. Oggi sono tempi. Naturalmente ogni mese possono modificarsi. Per quale motivo? L'aumento, siccome, della domanda. Più che la domanda è come riusciamo a organizzare. Se mi vanno in ferie due persone contemporaneamente, magari l'ambulatorio zoppica. Adesso faccio questo esempio qua. Certo. E infatti durante il periodo di agosto, luglio, c'è un pochettino più di pressione. Certo che bisognerebbe, su questo la Regione, nell'incontro che abbiamo avuto con il direttore generale Botti, l'altro giorno, si è impegnato molto sul problema delle liste d'attesa, presentando un progetto a fine gennaio, su come possiamo aggredire meglio questo. Mi permetto soltanto di, sì, dire un accenno. Nelle visite, ovviamente nella richiesta c'è di tutto, ovviamente, certo, eccetera. Ma ci sono anche quelle condizioni che sappiamo che sono un pochettino croniche, che sappiamo che c'è bisogno della ripetitività della visita tra 6 mesi, tra un, certo, anno. Cioè, certo. Ecco, questi vorremmo riuscire a dargli un canale diverso, perché sono persone che stanno stazionariamente dentro il servizio sanitario per problemi di salute, certo, ovviamente. Certo. Eccetera. Allora, dobbiamo organizzare per loro dei percorsi diversi, perché sappiamo che ci sono. Certo. Non è la prima visita di quello, certo, che ha, certo, un problema in quel momento, certo, e allora non si sa che cosa. Che è diverso. Questo è programmabile. Questo è allora, dobbiamo, certo, riuscire, tra virgolette, nel lavoro da farsi, e questo è uno degli elementi che il dottor Botti ha presentato. Dice, naturalmente, a fine gennaio, si vuole poi naturalmente confrontarsi con i professionisti, eccetera, ad arrivare, ecco, dal mese di marzo con una nuova prospettiva per le liste d'attesa. Senta, un altro dei problemi di cui parliamo mai da anni, che diciamo uno dei problemi non solo della nostra ASL, ma anche della nostra ASL, è la cosiddetta mobilità passiva, cioè i nostri cittadini che per farsi curare vanno al di fuori della nostra ASL, al di fuori della nostra provincia, al di fuori della nostra regione. La situazione com'è? Sta migliorando o peggiorando? Guardi, allora, una premessa soltanto, sì, così.
Purtroppo sulla mobilità extraregionale c'è una discussione tra le regioni, perché mobilità extraregionale vogliono dire soldi, che vanno da una regione a un'altra, e quindi le discussioni sono lunghe. Certo. Quindi ho dei punti di riferimento chiarissimi nel 2013, certo. Non ho dei punti tra virgolette più attuali, eccetera. Certo. Quella intraregionale ce l'abbiamo costantemente, certo. Eccetera. Allora, la mobilità passiva non è uguale dappertutto. Perché? Perché se io ho 10 specialità nei reparti, facciamo l'esempio dei ricoveri perché è più chiaro, certo. E non ho le altre 5 specialità che chiedono, non è una mobilità passiva quello che esce dalla nostra azienda e va giustamente, certo. La neurochirurgia non ce l'abbiamo, certo. È mobilità passiva quella che va fuori? Non credo. Allora, la mobilità passiva vera era quella che io riesco a garantire un determinato, certo. Servizio, che però i cittadini non vengono da me e vanno da altre parti. Certo. Questa è la vera mobilità passiva. Certo. Quanto pesa sostanzialmente, certo. In termini di ricoveri? Noi oggi i nostri due ospedali, diciamo che gestiscono circa il 50% della domanda complessiva di attività di ricovero. Certo. Le altre strutture presenti nella nostra azienda, faccio riferimento al COC, l'Eremo di Miazzina e Piancavallo, che non considero, tra virgolette, esterne all'ambito dell'azienda, perché sono oggetti di, certo. Contratto con loro e devono svolgere una certa attività con loro. Loro coprono circa il 20% dell'attività sostanzialmente di ricovero. Quindi rimane un 30%. Rimane un 30%. Questo 30%, un 15% va dentro la nostra regione, ed sì. In particolare nell'area del quadrante, certo. Sostanzialmente, e un 15% va fuori regione. Quasi, quindi, certo. la quasi tutta la Lombardia poi, immagino, insomma, certo. Ci può essere in Emilia un po' sotto, perché, sì, insomma, lì è un po' più legato ai specialisti, alle, esatto. Specialità, insomma, certo. È più legato a fenomeni anche, certo. Di quello. D'altro canto, il VCO, se io guardo i curriculum di studio delle persone, sono curriculum fatti in Lombardia. Beh, la maggior parte di noi, certo. Milano, Pavia, certo. Non Torino. Assolutamente. E allora, quando si studia in altri contesti, poi si mantengono delle relazioni. Assolutamente. Ma io, da un punto di vista professionale, guardi, la mobilità bisogna vederla, insomma, in maniera, come dire, non poi, voglio mettere dei confini, degli sbarramenti. Se una persona decide, certo. In maniera oculata che è meglio andare da un'altra parte, io devo presentarmi, devo dire i servizi che faccio e come li faccio. Poi le persone scelgono. C'è la libertà di scelta, no? La libertà di scelta, certo. È giusto che ci sia. Sì, certo. Quindi se si trovano meglio da altre parti, mi sembra giusto. Lei deve fare di tutto per rendere... Io devo fare di tutto per sviluppare meglio, esatto. I miei servizi. Poi i risultati ci sono. Certo. E i risultati dove li abbiamo sviluppati ci sono. Certo. Dentro questo numero generale che le ho detto. Certo. Quindi un 15% che mi va fuori regione... Insomma, non è drammatico. Dire, è fisiologico. E ho visto che negli anni non cambia tantissimo, certo. Cioè, può essere il 12, può essere il 16, ma siamo lì, insomma, certo. Voglio dire. Diciamo che per noi la Lombardia è più comoda anche da raggiungere dal punto di vista dei trasporti. La logistica, la cosa, certo. Insomma, voglio dire, tutto già andare a Torino è... guardi, non me anche lo solo dica, a Novara, io abito a Torino. Anche solo a Novara in treno è già un problema rispetto a Milano, certo, no? Certo, non c'è dubbio. Senta, l'ultima criticità che c'era nel bilanci di qualche anno fa era la parte economica, no? Sì. I conti che non tornavano. Sì. Tornano i conti? Guardi, i conti siamo stati molto... Lei sa che stiamo uscendo da una situazione, sì, certo. Drammatica, certo. Dal 2010, insomma, voglio dire, le ristrettezze economiche hanno fatto sì che tutti hanno tirato la cinghia. Certo. E lo voglio ribadire in particolare il personale. Certo. Il personale che in cui siamo stati... vi do una notizia, ieri, sì. Abbiamo chiuso anche con le organizzazioni dei dirigenti non medici e amministrativi la parte contrattuale per quanto riguarda un accordo sindacale interno che avevamo già fatto con i medici, eccetera. Tutte le sigle hanno firmato, quindi questo è stato un elemento molto positivo del lavoro fatto dalle organizzazioni sindacali e da noi, perché questo ci permette di lavorare nel 2017 con un po' più di serenità nelle relazioni. Non ci saranno problemi, minacce di scioperi? Ma questo, voglio dire, non so che cosa succede nel tempo, non faccio l'indovino. Però oggi, le condizioni... sto parlando dei dirigenti non medici. Non medici. Quindi, voglio dire, però anche nei dirigenti medici la stragrande maggioranza ha sottoscritto un accordo, soltanto l'organizzazione UIL non ha sottoscritto l'accordo.
Per cui andiamo, tra virgolette, con quel margine certo. di serenità, sapendo che la situazione è difficile certo. da un punto di vista degli organici, certo. per i motivi che dicevo prima, certo. eccetera. Ma veniamo alla parte, lunedì mandiamo in regione i nostri conti del 2016. Il 2016 effettivamente è un primo consuntivo del 2016, l'effettivo consuntivo sarà poi mese di aprile certo, sostanzialmente, certo. eccetera, perché mancano ancora delle risorse che ci devono arrivare. Certo. Quindi noi chiudiamo, diciamolo in questo modo qui, con un risultato economico di 9 milioni e mezzo in negativo. Di questo 9 milioni e mezzo sappiamo già che circa 6 milioni ci devono arrivare, perché è già impegni sia nazionali che regionali, che fanno riferimento all'epatite C. Certo. L'epatite C nella nostra azienda costa quasi 5 milioni di euro, il farmaco PERS. È stato un investimento nel 2000 che dà dei ottimi risultati, quindi dà dei risultati di salute sulle persone. Bene. Effettivamente non è soltanto, come dire, un succedaneo, certo. è veramente certo. una risoluzione dei problemi, quindi, di questo naturalmente siamo contenti certo. per i malati. Quindi di fatto siamo a 3 milioni e mezzo. Diciamo su un bilancio complessivo di 200, quasi 300, sono, quasi siamo 300. A 295 più. Quindi diciamo quindi, che ci avviciniamo di questi 3 milioni e mezzo, diciamo così, i movimenti finanziari tra Roma, Torino e noi faranno sì che nel mese di aprile probabilmente scenderemo ancora di circa 2 milioni, questo potrebbe essere la... Di via avvicinata al pareggio. L'anno scorso avevamo comunque fatto 419 mila euro di disavanzo, che quindi è, voglio dire, nulla rispetto alla dimensione della cosa lì. Cosa succede? Che quando ci si fa degli sforzi, si fa degli investimenti, i risultati non ci sono subito. Certo. Anche certo. in termini di professionisti, in termini di attrezzature, certo. ci va un pochettino di tempo. Però mi sembra che rispetto anche alle prospettive via via che certo. andiamo a monitorare, insomma, voglio dire, siamo in una condizione certo. di grande attenzione, perché i conti sono soldi pubblici, bisogna l'euro bisogna come dire, spenderlo bene ecco, certo. sostanzialmente. Beh, direi che finiamo in questa prima parte con la parte, diciamo, finanziaria. Nella seconda vediamo un pochino di più la prospettiva, abbiamo visto cose come stiamo adesso, vediamo se nel 2017 ci riserva buone notizie, lo vediamo subito dopo la pubblicità. Rieccoci in studio con il nostro ospite, il direttore generale dell'ASL del VCO, il dottor Giovanni Caruso. Abbiamo chiuso la prima parte, diciamo, facendo le pulci ai conti, che pare che, insomma, che siano abbastanza sotto controllo. Adesso vediamo invece i servizi. Diciamo, nel corso del 2016 avete aperto, potenziato qualche servizio, e nel 2017 pensate a qualche nuovo servizio da dare ai cittadini o potenziamento di qualche servizio attuale? Allora, il 2016 è stato, per alcuni versi, su alcune aree di lavoro, faccio riferimento alla medicina territoriale, poi potremmo parlare del punto, sicuramente è stato un lavoro di grande studio sostanzialmente per mettere le basi su che cosa andiamo a fare adesso, eccetera. In campo ospedaliero ci sono state delle aree che si sono, tra virgolette, rinforzate, riprendo la discussione, esempio, sull'emodinamica, ma non solo. Abbiamo rivisto alcuni impianti della medicina, ad esempio, dei reparti di medicina, abbiamo suddiviso per dare maggiore forza alla medicina, abbiamo scelto un riferimento, il dottor Saglietti per quanto riguarda la medicina di Verbania e il dottor Frediani per quanto riguarda la medicina di... Sono due primari, quindi? Due primari. Perché vediamo che quell'area richiede un'intensità di lavoro più elevata rispetto ad altre aree.
avevamo il dottor Frediani che gestiva entrambi i reparti, e abbiamo voluto, tra virgolette, suddividerla questa, perché anche nella prospettiva di assumere anche altri carichi di lavoro, certo, nel senso... Che la medicina è il settore più pesante. E la medicina è il settore di più relazionato con la popolazione, certo, e più da anche prospettive nel territorio, perché sono malattie croniche che, certo, bisogna fare, in cui la funzione ospedaliera è una funzione importante perché si curino bene le persone. Mentre prima c'era questo primario che faceva pendolare. Sì, quindi insomma c'è stata una discussione interna, abbiamo scelto questa strada. Qualcuno faceva presente che anche chirurgia è un settore abbastanza pesante. La chirurgia è anche un settore pesante, eccetera. Stiamo un pochettino ragionando, non è venuto fuori tantissimo questo problema come nell'ambito della medicina, anche perché nell'accordo che abbiamo fatto con il COC per i prossimi anni andiamo a sviluppare molto l'area ortopedica riabilitativa e contraiamo un po' la medicina. Allora, che cosa succede? Non si possono contrarre però le necessità delle persone, certo. E allora vogliamo sviluppare nell'ambito di Verbania, che è il luogo più consono, recuperare quanto, tra virgolette. Perfetto. Quindi in questo contesto il ragionamento è stato fatto per la medicina, ecco, certo, sostanzialmente, eccetera. Quindi è stato un anno in cui abbiamo un po' impostato le cose, eccetera. Però ecco, mi ha colpito negli ultimi tempi un servizio che insomma, può sembrare non rilevantissimo, ma è molto interessante, di elettrocardiogrammi a domicilio. Sì, ecco, io poi devo parlare sulle web, perché non è soltanto quello, esatto, perché ci stiamo andando oltre, andando veramente molto oltre. Perché quello è molto utile per i cittadini. Sì, quello con tutta altra tecnologia che riusciamo a mettere in campo, perché è necessario fare in modo che gli interventi territoriali non siano limitati. Certo. Hanno oggi una potenzialità legata allo sviluppo tecnologico. Questo sviluppo tecnologico non ci deve, tra virgolette, sovrastare, dobbiamo indirizzarlo noi, certo, sulle necessità delle persone. Certo. Allora stiamo facendo questo ragionamento, l'abbiamo fatto nel dicembre del 2000, abbiamo presentato, e adesso faremo un'altra cosa prossimamente. Visto che parliamo di territorio, affrontiamo il tema della, sì, medicina territoriale. Sì. Intanto per far capire concretamente ai cittadini che cos'è la medicina territoriale e poi che cosa intendete fare in questo 2017 in quel settore di cui tanto si parla da alcuni anni. Allora, la medicina territoriale sono le attività svolte al domicilio. Oggi noi abbiamo in assistenza domiciliare integrata, che è il livello più alto dell'intervento. Ci sono i malati che sono a casa e che sono seguiti quotidianamente, poi chi è seguito tutti i giorni, chi è seguito una volta a settimana, a seconda delle sue condizioni. Abbiamo 300 persone che sono in assistenza domiciliare integrata. Poi ce ne sono altre 400-500 che abbiamo avuto nel 2016 dei contatti solo parziali, certo, c'è qualcuno che ha avuto bisogno soltanto di poche cose, eccetera. Poi c'è l'attività residenziale. L'attività residenziale significa che a giugno del 2015, quando maggio mi sono insediato, c'erano 530 persone nelle strutture residenziali. Oggi ce ne sono 610. Abbiamo incrementato queste strutture residenziali, sì, dove ci sono gli anziani, i disabili, insomma, forme diverse, sì, di contrazione. Poi c'è l'attività ambulatoriale, poi c'è l'attività consultoriale, poi ci sono la salute mentale, poi ci sono le tossicodipendenze, poi c'è la neuropsichiatria infantile. Ecco, questo mondo qui, che è un mondo molto variegato, molto frastagliato, a volte non ben coordinato, eccetera. Certo. Ecco, questa è la medicina, sì, territoriale. Naturalmente non dimentico medici di medicina generale, esatto, pediatri di libera scelta, insomma, certo, che sono l'ossatura sulla quale si costruisce la medicina territoriale. Beh, è questa dimensione ampia. Questa dimensione ampia copre quasi il 50% del nostro bilancio. Sono circa 150 milioni di euro che investiamo nei servizi territoriali. Quindi, tra virgolette, più di quanto va negli ospedali. Certo, questo, certo, per dire la, certo, dimensione del problema. Ecco, ecco, si parla poi di, come dire, di case della salute. Sì. Di, ecco, cosa sono? Allora, noi stiamo vivendo un passaggio storico estremamente importante. Non è da oggi, è da qualche anno.
I problemi che presentano le persone oggi non sono affrontabili da un unico professionista. Lo dico sempre in genere, certo. Poi ovviamente ci sono condizioni che l'unico professionista la fa e la certo. fa lunga. Insomma, l'epidemia influenzale è affrontato dall'unico professionista, al di là dei casi più gravi che certo. sono andati nei pronti soccorsi. Ma le patologie croniche non sono affrontate da un unico professionista. Bisogna mettere insieme gruppi di operatori. E il primo passo è mettere insieme i gruppi dei medici di medicina generale. Uh-huh. Il secondo passo è medici di medicina generale più altri professionisti, che si chiamano infermieri, che si chiamano tecnici della riabilitazione, che si chiamano assistenti sociali, faccio solo questi riferimenti, certo. ma ovviamente potrebbero essere altri, e mettere insieme per affrontare i problemi. Mettere insieme anche fisicamente? E metterli insieme anche fisicamente. Certo. Oggi non dappertutto ce la facciamo. Abbiamo due esperienze noi forti, diciamo, che sono una a Cannobbio e l'altra a Omegna, due situazioni diverse, nate in condizioni diverse, sì. con prospettive diverse. La bellezza del territorio è che abbiamo tanta fantasia da mettere sul piatto della bilancia. Non siamo tutti uguali. Io ho fatto un incontro con i sindaci della Val Vigezzo sì. l'altro giorno sì. e lì venivano fuori alcuni problemi legati specificatamente Come? A quella realtà, certo. che non è uguale alla realtà di Omegna, della Vallanzasca, certo. e lì ci sono i frontalieri, e i frontalieri che vanno al mattino via e tornano alla sera se devono andare al medico, hanno magari qualche difficoltà, riusciamo ad affrontarla. Quello è il problema di quella zona lì, affrontarla non da solo, ovviamente. Certo. Se io ho quattro medici e tutti i quattro medici mi fanno l'ambulatorio al mattino, è possibile che ci mettiamo d'accordo in cui un giorno faccio io il pomeriggio, l'altro giorno lo fai tu, eccetera, e magari lo fai sull'ora un pochettino più tarda, dalle 18 certo. alle 20, d'accordo? Certo. Sono cose che si possono fare. Queste cose che sono minimali, ma ancora non sono dentro la cultura del lavorare insieme. Sì. Io ho fatto questo esempio qua della Val Vigezzo, ma certo. come esemplificazione, non come, certo. come situazione, eccetera. Sulla quale lì cercheremo, come da altre parti, come a Crevalo d'Ossola, come appunto a Cannobbio stessa, a Omegna, in prospettiva anche a Stresa, ma lì bisogna mettere insieme disponibilità dei medici, sì. Che se mi manca quella, io non ho oggi, certo. ma nemmeno avessi il contratto, perché certo. poi facciamo finta di fare le cose, certo. e invece voglio farle realmente. Certo. Magari non ci stanno tutti, pazienza. Lo facciamo con chi ci sta. Certo. E allora, però, la disponibilità dei medici c'è. C'è da studiare in ogni zona come fare. Mm-hmm. Casa della Salute vuol dire che concentriamo in quella struttura non soltanto l'attività dei medici di medicina generale, ma pezzi dell'attività che dicevo prima, i consultori, il riferimento per la neuropsichiatria, i servizi di salute mentale che possono stare ma devono avere un riferimento comunque, certo. perché poi la cura della persona può essere fatta in tanti luoghi. Certo. Però per le persone vedere e sapere che c'è quel luogo, dove vado e qualcuno accoglie il mio problema ecco, tra l'altro, e mi dà una possibile risposta, questo certo. è quello che dobbiamo costruire. Tra l'altro anche con una copertura oraria maggiore, perché oggi il medico... Certo. fa il suo ambulatorio 2 ore, 3 ore al mattino, poi fino al giorno dopo non trovi più, e uno cosa fa? Va al pronto soccorso anche per delle cose che invece potrebbe risolvere tranquillamente. Certo. No? L'anno scorso abbiamo sottoscritto un accordo con i medici di medicina generale su due caratteristiche che vanno in quella direzione là. Il primo, che abbiamo sviluppato queste aggregazioni dei medici. Noi abbiamo diviso il territorio in 6 aree. Certo. Ogni area avrà un gruppo dei medici che opera in quell'area lì. Questo gruppo dei medici si è impegnato ad organizzare i propri orari dalle 8 alle 20. Quindi andremo nel tempo a dire ai cittadini che se il tuo medico non è presente in quel momento là, tu ti puoi rivolgere in quella stessa ora da quel medico che ti accoglie, anche se non è il tuo medico, certo. perché sono relazionati da un punto di vista telematico, quindi quel medico sa la tua storia. Quindi
Questo è il lavoro, cioè metterli insieme e fare lavorare naturalmente professionalmente insieme e aumentiamo il livello dell'attività. Certo. Credo che questa soluzione sia molto importante soprattutto in zone come le nostre, di certo. montagna, dove certo. la gente fa fatica a spostarsi. Certo. Quindi poi bisogna tener conto di una cosa, proprio per le caratteristiche di questa zona, di questa di montagna. Guardi, io l'ho detto che ho cominciato la mia attività in montagna e la sto finendo in montagna, quindi voglio dire... Ma e ci sono medici che fanno gli ambulatori distribuiti in 5-6 posti. Allora, a quei medici lì bisogna non soltanto ringraziarli, certo. ma fargli dei monumenti, certo. perché garantiscono il contatto delle persone con i servizi. Allora, dobbiamo certo. rafforzarli in qualche modo. Allora, le case della salute non sono l'elemento che togliamo, ma cerchiamo di dargli. Allora, questo è importante, tra virgolette, a questo punto. Quindi qualche casa della salute potrebbe aprirsi in questo 2017, secondo sì, lei? Sì, ma secondo me, ad esempio, Cannobbio è già. Cannobbio? O meglio, ci sta arrivando. Certo. Poi, naturalmente, ognuno avrà qualche caratteristica sua certo. specifica. Certo. Insomma, no, Cannobbio ha una sua storia ormai. Ma se non sbaglio, ci sono anche dei finanziamenti ad hoc per la ci medicina territoriale. Ci sono dei finanziamenti. Noi presenteremo per le quattro strutture che abbiamo scelto mesi fa, quindi non oggi, che sono Omegna, Cannobbio, Crevalo d'Ossola e Verbania, sì. Degli interventi specifici, gli interventi che possono essere sia di natura strutturale, a Crevalo d'Ossola bisogna mettere un po' a posto le stanze, non ci sono da fare dei grandi interventi perché certo. la struttura è buona, però insomma qualche certo. aggiustatina bisogna farla, eccetera. Bisogna aiutare invece i medici nei sistemi software di comunicazione certo. e poi bisogna aiutarli nell'attività. Bisogna fargli vedere l'elettrocardiogramma al domicilio di per sé è un vantaggio per la, immagino per la persona sostanzialmente, ma di là andiamo oltre. Nel mese di febbraio contiamo di aprire la cosa della radiografia al domicilio, che va sempre nell'ottica, l'attrezzatura ce l'abbiamo, l'abbiamo anche sperimentata, certo. funziona, va bene, adesso... Naturalmente ci sono i collegamenti, insomma, certo. detto, è tutto un lavoro certo. preparatorio da fare e quel va avanti. Certo. Quindi la tecnologia ci deve aiutare in questo senso qua, deve aiutare a curare bene le persone al domicilio, dove stando al domicilio si guarisce prima e si migliora prima, ecco, piuttosto che le strutture ospedaliere. E adesso arriviamo all'ospedale unico. Ovviamente a lei non faccio domande politiche sulla volontà politica di farla, sì, quando si inizieranno i lavori, l'abbiamo chiesto al vicepresidente della giunta regionale Reschigna, a lei chiedo invece la parte un pochino più tecnica, cioè far capire quello che in fondo lei ha presentato qualche settimana fa al Tecnoparco, no? Come sarà? Lasciamo perdere lo scetticismo di molti che dicono tanto non si farà. Allora, se si farà, sarà così. Ecco. Allora, prima di tutto, tutti gli ospedali, ma in tutta Italia, cioè è una tendenza molto generale, ogni ospedale non lavora più da solo, deve lavorare per forza con altri ospedali. Non c'è più l'ospedale che fa tutto. Certo. Semmai esistito, ecco. Ci sono ospedali che sono collegati. La nostra zona comprende un ospedale, tra virgolette, questo ospedale unico sarà un ospedale che serve questa zona certo. e quindi non avrà tutte le specialità, avrà le specialità maggiori, quelle che sono più richieste, che sostanzialmente sono quelle che abbiamo, ecco, certo. messe insieme, eccetera. Il nostro punto di riferimento diventa Novara, come riferimento di collegamento, ma poi diventa la rete regionale, perché non più tardi di ieri mattina, sì, ieri, una persona si è presentata a Domegna con l'ambulanza, aveva un determinato tipo di problema, è stata portata in elicottero a Vercelli, non a Novara, semplicemente perché a Novara in questo periodo aveva la postazione della cardiologia bloccata. Bloccata nel senso che era piena, certo. Vercelli. Allora, vivere tra virgolette questa rete vuol dire trovare soluzioni, certo. perché non dappertutto ci può essere in quel momento lì la condizione. Rafforziamo Novara con noi, ma rafforziamoci dentro il sistema. Certo. Quindi questo è un primo concetto fondamentale, per cui voglio dire le strutture non sono più
tra virgolette, unica, sostanzialmente. Lo stiamo già sperimentando tanto, oggi. Tra l'altro Novara diventa, diciamo, il punto di riferimento del quadrante, immagino. Quindi sì, Biella, Vercelli, eccetera. Per tutta una serie di specialità di livello più alto, che non è affrontabile. Le specialità sono affrontate perché c'è un bacino d'utenza che quella domanda la richiede. La cardiochirurgia, non tutti hanno la necessità, quindi è giusto che i professionisti siano concentrati perché hanno un volume di attività tale per cui non perdono la loro professionalità. Quindi questo è il primo concetto fondamentale, la rete essenzialmente. Poi dentro l'ospedale si tende ormai da anni, più che fare le divisioni e i reparti che ricordano l'esercito più che una cosa, ma cercare di fare delle aree di come dire, problemi comuni, livelli di intensità comuni delle persone. Se noi andiamo a spezzettare le singole specialità senza eliminarle, probabilmente abbiamo una dispersione di persone, di problematiche, eccetera. Le specialità possono essere aumentate, ma il grado di assistenza, quello fornito essenzialmente dal personale poi infermieristico che gestisce l'assistenza, ci sono aree in cui non sono così profondamente diverse. Ecco, cerchiamo di ragionarli in quindi questi per termini qua, per aree che possono essere di intensità di cura. Ci sono ospedali, nuovi ospedali, con tutti i problemi che ci sono, ma che stanno ragionando alta intensità di cura, media intensità e bassa intensità, cioè che è il percorso dell'acuzie. Quando io arrivo dentro l'ospedale per un problema di acuzie, è un problema grasso e deve essere in una determinata area. Poi il mio problema, se si esaurisce, diminuisce nel tempo, e allora è inutile che sto dove c'è lì. Passo, tra virgolette, ma dentro un'organizzazione che abbia quella flessibilità necessaria, eccetera. Abbiamo messo, e questo è stato, mi hanno detto proprio in quella riunione, che è stata un po' mia responsabilità, ma insomma lo dico volentieri, inserire dentro l'ospedale unico anche la post-acuzie, che oggi nei nostri due ospedali non abbiamo, che significa lungodegenza. E significa riabilitazione. Per quale motivo? Ecco. La motivazione è che quando io termino quel percorso di cura dell'acuzie, in alcuni casi è necessario comunque continuarlo. Certo. Continuarlo in che cosa? In una situazione o di riabilitazione, perché ho avuto l'ictus e quindi devo provare. Certo. Oppure, tra virgolette, la malattia è tale che è ancora prima di andare al domicilio bisogna ancora sistemarla un pochettino. Più questi reparti, abbiamo l'esperienza, sono vicini ai reparti di acuzie, prima affrontiamo il problema e prima lo risolviamo. Abbiamo l'esempio del centro ortopedico di Quadrante, in cui abbiamo l'ortopedia e abbiamo la riabilitazione. Una volta che è stato fatto l'intervento chirurgico da parte dell'ortopedico, l'ortopedico ha terminato la sua, una volta che è stato valutato, ha terminato la sua funzione. Ed è giusto quindi che passi velocemente in riabilitazione. All'ortopedia di Omegna abbiamo 2,7 giorni di degenza media. Quindi vuol dire che appena operato si cerca di trovare la soluzione. In altri ospedali le ortopedie hanno 7, 8, 10, 15 giorni di degenza. Perché? Perché quando cerco un posto di riabilitazione incomincio a alzare il telefono e cercarlo di cercare dove. Lì occupato, l'altro occupato, forse si libera tra dopodomani, eccetera. E la persona continua a stare lì. Perdendo tra l'altro del tempo. Perdendo tempo per la riabilitazione. Occupando posti tutto, per altri, tutto a cascata che cosa viene. Allora l'idea è di mettere tra virgolette 50 posti, 25 più 25 di questa. Questo è il motivo. Ed è questo anche il motivo che ha fatto alzare la parte economica. Perché è chiaro, 50 posti, tra virgolette, pesano nell'ambito. Attualmente questo tipo di servizio molto spesso noi dobbiamo affidarlo a strutture private. Strutture private, cioè lungodegenza, riabilitazione e remodimazzina, l'ausologico ha la riabilitazione oppure fuori azienda in altre strutture. Quindi questa è anche una risposta a chi dice che si vuole spesso favorire il privato. In questo caso, voglio dire, il privato svolge una sua funzione, inutile negarla, eccetera.
L'importante di questi anni, e questo è stato anche ribadito in quell'incontro con il dottor Botti, è che il privato deve fare le cose che aiutano e che servono. Non la concorrenza. Non la concorrenza, perché se vai facciamo in concorrenza cosa, non ha senso. Non ha senso. Siccome il campo di lavoro c'è per tutti, non manca. Allora, le faccio ancora un esempio che abbiamo praticato con il privato. Quando abbiamo visto alcune specialità in tempi d'attesa troppo lunghi, sì, e il privato aveva la disponibilità, abbiamo detto, invece di fare quella specialità con la quale, certo, andiamo bene, fai quella specialità. Certo. Ci siamo messi d'accordo e ha fatto così, abbiamo diminuito le liste d'attesa. Allora, è un utilizzo, come dire, concertato e nell'interesse, ecco, collettivo. E i soldi, certo, alla, certo, la remunerazione alla struttura gli arriva lo stesso. Ecco. Ecco, quindi sostanzialmente con questi 50 posti di lungo degenza, il totale dei posti letti previsti nel nuovo... Sono 353. 353. È stato fatto un calcolo sulla base di standard, certo, eccetera, certo, per cui è venuto, certo, fuori, certo, questo 353. Poi andremo a vedere se operativamente... Attualmente quando invece i posti sono... I nostri sono circa 300, sono 290. Insomma, quindi sostanzialmente 290, la differenza la fanno questi della lungo degenza. La differenza la fanno questi della lungo degenza, perché sono 50 posti, quindi, certo, insomma, voglio dire... Certo. Però ecco, la cosa che volevo dire è, una volta che avremo definito con più compiutezza questa, certo, cosa qui, saremo obbligati a discutere con il centro ortopedico, con l'ausologico, con l'eremo di Miazzina e dire, guardate, la prospettiva dell'azienda e di andare a costruire questo ospedale. Certo. Come si interfaccia con le vostre programmazioni? Certo. Perché io la programmazione dell'eremo di Miazzina all'oxologico la so pezzettini. Certo. Però reciprocamente stiamo lavorando per la salute dei cittadini, 171.000 cittadini. Tra l'altro so che ha appena incontrato un nuovo direttore dell'eremo di Miazzina, no? L'altro ieri, non mi ricordo, esatto, più. No, ieri ci siamo incontrati. Tra l'altro il dottor Nalesso lo conoscevo perché casualmente... ho lavorato all'ospedale di Settimo, un ospedale solo di postacuzie, che lavora per la Torino 2, dove lui era direttore amministrativo, allora abbiamo avuto modo di confrontarci. Insomma. Senta, a questo punto le posso chiedere grosso modo il costo di questo... Ma questa... il costo è quello che tra virgolette avevamo detto, naturalmente sono costi iniziali di stime, non possono essere costi puntuali, certo, che sono invece... Saranno, credo, a fine gennaio, come si è impegnato a fare, usciranno dei costi, e i costi sono tra i 160 e i 170 milioni. Poi, naturalmente, dentro c'è tutto, sostanzialmente. Anche il parcheggio? Poi, quello è anche, no, c'era. E quindi, sostanzialmente, poi, sì, cioè, queste, voglio dire, per carità, si può fare in tanti modi, certo, ecco, insomma, voglio dire, adesso il problema era di incominciare a ragionare su degli stimi per poter dire anche... il finanziatore nazionale, il finanziatore regionale ed eventualmente il finanziatore privato, la dimensione dell'investimento da farsi. Insomma. Ecco, ripeto, sono poi tutte scelte che attengono poi anche alla politica, quindi, certo, alla regione. Quindi. Però ecco, invece sui tempi voi avete ipotizzato, se dovesse esserci finanziamento, una struttura del genere in quanti anni ma si guardi, può? Io dico che guardando quello che hanno fatto altri, certo, da altre parti, li hanno fatti in 3 anni e mezzo, 5 anni, gli ultimi ospedali, certo, con regole nuove, certo, non con le regole vecchie di cui oggi ci portiamo dietro un po' di ruggine da questo punto di vista qua. Noi stiamo andando in parallelo in regione con Moncalieri, anche Moncalieri, esatto, tra virgolette, hanno, diciamo, la problematica uguale dell'ospedale. Mentre le altre due, Torino e Novara, parlano con le città della salute. Hanno regole diverse, eccetera, certo, eccetera. Quindi stiamo tentando di andare in parallelo anche per modelli metodologici, logici, eccetera, certo, eccetera. Allora, una volta che si saprà bene questa questione finanziaria, eccetera, allora bisogna fare tutti gli atti preparatori per fare poi la gara per, certo, poter vedere chi è che ha la possibilità. Questo da un punto di vista oggi delle regole. Le regole sono cambiate perché c'è questo nuovo regole del codice degli appalti, eccetera. Quindi voglio dire, sicuramente noi che entriamo... Tanto il codice degli appalti che è uno degli oggetti del possibile referendum promosso dalla CGIL, quindi potrebbe anche cambiare di nuovo. Quindi, tutto il sistema tutto di per sé, ma, certo, io mi auguro, spero, che se ne senta la necessità. Certo. Perché se le forze amministrative, politiche, i professionisti... Certo. Sono convinti di questo, io non dico che si deve fare veloce dopodomani, certo, ma si fa con sicurezza nei tempi. E anche chi deve gestire, come sottoscritto, il periodo
precedente, almeno fino a quando, ci sono, il problema, so che tra virgolette lo devo gestire in una prospettiva di un certo genere. Certo. E anche i professionisti che andiamo a scegliere, quando abbiamo la possibilità, li scegliamo con l'ottica del domani, esattamente, non certo, dell'oggi. Certo. Perché comunque dice, lei sa che c'è molto scetticismo su questo, chi vivrà vedrà, e qui il vicepresidente Reschigna 2 settimane fa ha dichiarato che lui è convinto che vedremo partire i lavori entro l'ultimo anno di questa legislatura regionale, che è il 2019, dice, per quello lo vedremo. Noi ci impegniamo a fare prima, guardi. Comunque, poi lo vedremo. Ci impegniamo, poi ce la facciamo. Io a chi mi chiede se ci credo, dico io credo fino a prova contraria. No? Ecco, poi fino a prova contraria ci credo, certo. Poi vediamo 2 anni e vedremo poi, se è un bluff o se invece non è certo, un bluff. Certo. L'ultima cosa, rapidamente, vorrei che lei ci parlasse di una cosa che non è molto conosciuta, che invece a me sembra interessante. Voi siete impegnati per gli anziani in questo progetto che si chiama Consenso. Esatto. Che cos'è? Guardi, è una iniziativa di cui partecipiamo, è un lavoro internazionale, un progetto internazionale a cui noi ci siamo aggregati successivamente. Partecipa la Francia con la Provenza, partecipa l'Austria, partecipa la Slovenia, partecipano 2 regioni italiane, Liguria e Piemonte. In Piemonte partecipa l'azienda di Cuneo, partecipa l'azienda Torino 3, Val di Susa, eccetera, Torino ad Asti, e partecipiamo noi. Che cos'è? E cercare in questo progetto internazionale vedere come i servizi sono adeguati o non sono adeguati alle necessità della popolazione anziana presa superiore ai 65 anni. Il tentativo è valutare oggi le persone che hanno più di 65 anni guardando se hanno dei rischi futuri. Le faccio un esempio banale, per dire. Capita che in quell'età sopra i 65 anni, magari marito e moglie, uno dei due, generalmente più il marito, si perde. Certo. A volte la moglie. Il rimanere vedovo ad una certa età è un rischio per il futuro, perché se a quella vedovanza ci aggiungiamo magari una limitatezza nelle relazioni sociali, certo, determinata dal mio carattere o determinata dalla condizione di quella comunità, il mio livello di rischio aumenta sostanzialmente. E il livello di rischio poi si traduce in malattia. Certo. Allora il tentativo è di cogliere quegli elementi che ci permettono di dire: i nostri servizi oggi sono adeguati a questi rischi? Se non sono adeguati, le amministrazioni comunali, i servizi, i consorzi dei servizi sociali sono impegnati a trovare le soluzioni per il domani. Certo. Ecco, quindi vedere se oggi siamo adeguati. Abbiamo scelto 20 comuni, quelli più distanti dai centri. Esatto. Omegna, Domodossola e Verbania sono i centri, e abbiamo scelto i comuni più distanti. Quindi nelle valli. Nelle valli. Certo. Adesso mi hanno dato come la cosa, non so, certo, c'era Valstrona, Alta Val Formazza, Alta Val Lanzasca, quelli più lontani Alto Verganza, dei servizi, diciamo, l'Alta Valle Cannobbia, quelli più lontani dei servizi, dove pensiamo, certo, che la lontananza limita in qualche modo e aumenta il rischio. Abbiamo scelto queste 5 aree, in ognuna ci sono 500 anziani, 510, 520, certo, insomma quelli che sono. Ci sarà un'infermiera per gruppo che andrà a vedere tutti i casa cittadini, per casa, casa per casa, in questo aiutati, e devo ringraziare qui i sindaci, certo, con cui ci siamo trovati e ci troviamo la prossima settimana. Benissimo. Per poter fare un piano di lavoro, sostenuti da loro, per cercare di vedere se tra virgolette riusciamo a prevedere il futuro e organizzare il futuro. Quindi è una indagine, un monitoraggio in vista di un miglioramento dei servizi. Per capire se quello che oggi è sufficiente oppure devo modificarlo. E in che cosa devo modificare. E in che cosa. Poi il confronto internazionale ci potrà dire se magari ci sono esperienze migliori da altre parti. Benissimo. E le accoglieremo. Credo che torneremo a parlare di questo progetto, visto che siamo una provincia abbastanza anzianotta e con una situazione montana particolare. Quindi siamo arrivati al termine della nostra chiacchierata. Io ringrazio moltissimo il dottor Giovanni Caruso, direttore generale dell'ASL VCO. Grazie. Grazie a voi, perché sapete che io non vi frequento tanto dal punto di vista. Credo che sia giusto dare un po' di notizie. No, poi i cittadini, è fondamentale. I cittadini poi valutano, no? Certo, certo. È giusto che noi rispondiamo ai cittadini. Certo. Noi siamo qui anche per quello come televisione.
Ringrazio naturalmente tutti voi che ci avete seguito con la solita cortesia. L'appuntamento, come sempre, alla prossima settimana, sempre con il Sasso nello Stagno. Grazie.